Credo che siano passati 6 anni, ma non sono sicura se mai controlleremo, da quando è uscita la mia precedente raccolta di testi, si chiamava In Tournée, sempre con Feltrinelli, e raccoglieva tutti i miei monologhi dall'87 fino al 2000, direi, fino a Otello, precise parole. E in questi anni io ho fatto altri 3 monologhi che si chiamavano nell'ordine cronologico Traviata, con sottotitolo L'intelligenza del cuore, Alice, una meraviglia di paese, e Amleto, senza sottotitoli e senza didascalie, perché Amleto è Amleto. E mi fa molto piacere che escano questi testi. E io ho sempre un po' il sospetto che ci sia una sorta di presunzione o di velleitarismo nel pubblicare il proprio lavoro, però credo anche che ci sia una sorta di richiesta. Molto spesso mi capita che gli spettatori mi vengano a chiedere alla fine dello spettacolo dove possono trovare, ritrovare il copione, anche magari per riascoltare o per soffermarsi su alcune cose che pensano di avere perso. Io in questo senso la mia famosa velocità di espressione verbale sta anche, c'è anche un po' un trucco, nel senso che io parlo così in fretta, così qualcuno non capisce tutto e o torna a vedere lo spettacolo o si accatta poi il volume e quindi facciamo del marketing. A parte questo, credo che sia come forse ho scritto in una delle prefazioni a qualche edizione precedente, è una sorta di misura del tempo per capire anche per me appunto la strada fatta fin qui, se c'è un senso, se c'è in qualche modo. Davvero, se posso contare su 25 o qualcuno in più o qualcuno in meno affezionati lettori che oltre che essere spettatori abbiano anche il gusto di ritrovare appunto la parola detta che diventa parola scritta. In questo senso mi sembra anche doveroso dire che secondo me un testo come i miei, che nascono sostanzialmente per essere detti, dovrebbe essere un po' meno. Nella pura lettura, cerco di spiegarmi meglio. Io credo che una caratteristica imprescindibile del teatro e comunque di tutto quello che avviene come comunicazione anche orale dal vivo sia che tutte le dimensioni della teatralità devono essere presenti perché si possa, come dire, perché tutto funzioni come deve. Quindi ci vuole il testo, ci vuole l'interprete, ci vogliono le luci, i costumi, ci vuole la relazione col pubblico vivente, ci vogliono i ritmi, i tempi, i fiati, le pause che sono dettati proprio dalla scrittura di palcoscenico e non dalla scrittura letteraria. Io non sono una scrittrice, non sono uno scrittore, non faccio letteratura, non sono capace. Mi piace molto, sono un'accannita e appassionata lettrice. Per cui vorrei chiarire che questa è una trasposizione, come dire, proprio una sorta di documento. Ovviamente abbiamo fatto qualche piccola modifica nel testo, per esempio in Traviata. C'era una interazione molto forte tra quello che io facevo sul palco e una serie di immagini che venivano proiettate su questo fondale, che era anche una sorta di sipario fatto di tanti piccoli fili sottilissimi. E ovviamente c'erano dei dialoghi anche abbastanza divertenti, che però io facevo con le immagini e con le didascalie del libretto d'opera che scorrevano sotto. E questa cosa inevitabilmente nella stesura del libro è andata persa, perché è inutile, è velleitario ed è stupido anche cercare di spiegare dilungandosi qualcosa che invece sul palcoscenico funziona con una fulminea sintesi, perché la comicità soprattutto, e credo il teatro in generale, sta molto nella sintesi, nella capacità di essere appunto folgoranti e immediati e nella relazione e complicità col pubblico. Spero che questo percorso sia comunque gradevole da seguire. Le ragioni per cui ho fatto prima Traviata, che aveva ancora la regia di Gabriele Vacis, che veniva dopo Otello, quindi dopo la tragedia più classica, più cupa per certi versi e anche con il minor tasso di identificazione possibile da parte dello spettatore. Insomma, non è che tutti gli uxoricidi vengono a vedere i miei spettacoli, insomma, non succede a tutti di strangolare o essere strangolati nella vita, per fortuna, mentre in Traviata eravamo nel puro melodramma e nella condizione di massima identificazione possibile a tutti, invece, eterosessuali, omosessuali, maschi, femmine, cantanti, come cito anche da qualche parte che è un verso di De André, è capitato nella vita di avere un amore infelice, un amore frainteso, un amore nel quale si sono fatti dei sacrifici presunti o reali, efficaci o meno. E quindi, insomma, Traviata è stato questo, con una sorta di dichiarazione d'amore per due figure guida, che oggi si dovrebbe dire icone, che sono Marilyn Monroe e Maria Callas. Con Giorgio Gaglione abbiamo fatto un'Alice difficilissima. Alice è un libro molto amato, ma forse poco conosciuto. Forse uno pensa di conoscere Alice, ma pensa al film di Walt Disney, che peraltro è il più visionario, il più incredibile dei film di Walt Disney. E
Alice, a noi, Alice non ha una struttura drammaturgica, una struttura teatrale, quindi l'abbiamo dovuta inventare, quindi scegliere che cosa raccontare, capire dove volevamo andare. E poi Amleto, vabbè, con Giorgio Gaglione, lui mi ha lanciato questa sfida altissima, appunto, dopo Alice andare nel teatro, quello vero, quello maiuscolo, quello in cui ti perdi, ti veramente ti innamori. E per me viaggiare attraverso la lettura prima, l'apprendimento proprio di Amleto è stato forse l'esperienza più forte professionale e comunque, come dire, artistica complessiva che ho affrontato nella mia vita, con questo enorme senso di inadeguatezza e di presunzione, di mettere le mani su un testo così e provare a riraccontarlo. Non è parodia, assolutamente no, non è rivisitazione o attualizzazione, è proprio uno degli infiniti punti di vista che si possono avere su quell'infinito autore che è Shakespeare, che nasce da una infinita ammirazione e devozione per lui. Credo che ne sia venuto fuori uno spettacolo che riesce a mettere insieme una filologia, credo, impeccabile, con una passione e un'energia, una vitalità che stanno in questo testo come forse in nessun altro al mondo. E poi ci sono tanti momenti di Amleto che sembra che parlino dell'oggi e probabilmente anche del domani. Forse quella che colpisce di più... No, ce ne sono alcune. Una è quello che dice Ofelia, ed è: noi sappiamo quello che siamo, non sappiamo ciò che potremmo essere. E poi c'è una straordinaria dichiarazione di resa di fronte all'ineluttabilità della realtà, quando Amleto dice: se non è ora sarà domani, se non sarà domani è ora, se non è ora accadrà comunque, l'importante è essere pronti. E credo che questo sia un buon viatico per tutti.